felicissimo di avervi tutti e due. Non potete immaginare le lacrime che sono state versate. E d'altronde questo è il ritorno, scusatemi, però secondo me questa equivale a una promozione, questa salvezza, Cristiano. Diciamo che fondamentalmente è stata una stagione molto travagliata, con partite con delle aspettative completamente diverse, e averla conclusa l'ultima domenica supplementare ci ha lasciato un po' anche, diciamo, di tristezza. Però a questo punto bisogna dire la verità: se avessimo saputo prima che l'avremmo conclusa in questo modo, forse avrebbe potuto essere una buona soluzione. Però siamo un po' rammaricati per la stagione che abbiamo vissuto, costellata da tanti episodi negativi di ogni genere. Speriamo che il futuro ci riservi qualche ritorno positivo velocemente. Però Cristiano, per te è una grande soddisfazione aver portato una stagione così tribolata, così infame, così piena di, ricordiamo anche gli infortuni, 3 crociate ragazzi, non so quante squadre... Più un iniziale, quindi non so quante squadre potevano... Nessuna. E anche gli sforzi che ha fatto la proprietà, fra te, Flavio, tutto quanto, quindi ci siamo meritati questa salvezza. Ce la siamo meritata sul campo e adesso godiamocela, poi ci ragioneremo per il futuro. Fabio, sono 2 settimane che mi rompo le scatole, sono 2 settimane che mi tarpi le ali, voglio parlare con te del futuro. Adesso me lo permetti di parlare con te del futuro. Secondo te, che squadra facciamo l'altro anno? Lo sai che io ti devo stuzzicare su queste cose. Se il mister ve l'ha confermato, quanto ti godi questa vittoria? Allora, sono 2 settimane che ti tarpo le ali, perché queste cose non se ne poteva parlare prima di oggi, e in effetti ha ragione, perché hai visto, abbiamo sofferto anche oggi, però non saranno per loro se non sofferto. Però avevi ragione, nel senso di dire che comunque una vittoria così alla fine come vince il campionato, perché una stagione di tanti errori, tribolata, infortuni. Sembrano quelle stagioni che la società può fare quello che vuole, che poi va per il verso che deve andare, invece alla fine questa cosa qua sana un po' gli errori del campionato. Adesso non chiedere del futuro, perché io e Cristiano ci sentiremo da domani in poi, ci mettiamo a tavolo, parliamo, vediamo cosa fare, ma facci godere una serata. Certo, ma già domani sera potete parlare, visto che abbiamo il Leone d'Oro, e già domani sera vediamo adesso questo. Non lo so però. Domani abbiamo la, perché altrimenti poi i calciatori pensa che venga proprio l'anno lasciati liberi, e domani avremo, Domenico mi darà conferma, dovremmo avere la consegna del leone, del leoncino d'oro, e quindi dovremo già domani sera cominciare a parlare il diario. Però ti dico, oggi ho visto tantissime lacrime, hai visto Federico e io ci siamo abbracciati, cioè, ho visto tanta gioia però nei calciatori, l'attaccamento che in qualche partita non abbiamo visto alla maglia l'abbiamo visto oggi. Sì, ti direi che qualche persona che tu conosci bene ha avuto crisi di pianto anche prima della partita, quindi c'è l'attaccamento, c'è, ma lo sapevamo già, noi l'abbiamo patita tantissimo questa settimana, io credo di solito ci sentiamo tranquillamente tutti i giorni, questa settimana avevamo anche paura di telefonarci per non sapere cosa dirci. E quindi è stata durissima, però insomma, adesso bene, facci vedere la serata, io non lo so, perché domani andiamo con la premazione. E adesso vi metterete d'accordo. Noi domani sera, sì, perché non sapevamo d'altronde come finiva la stagione. No, lo sappiamo ora, va bene. Noi abbiamo ordinato la tortona, l'abbiamo ordinata proprio stasera. Va bene, ci organizziamo. Almeno questo evento qua, dopo la salvezza così. Penso che festeggiare tutta la sera per la fortuna della, io non ne ho le forze. Della signorina Daniela. No, io non ne ho le forze, non so Cristiano. La signorina Daniela, adesso, non so se sarà contenta stasera. Secondo me adesso abbiamo bisogno tutti di qualche ora di riflessione, perché oggi è stata veramente una torata. Però penso che sia un altro capitolo del Tortone che comunque si ricorderà, perché fai il play-out, lo vinci dopo la stagione che è stata, poi una bella con la Pado Nero. Secondo me è un altro, ti ricordi quell'anno che è andato dalla Castanella in play-out, sarà una roba che comunque resterà. E comunque, Cristiano, 1200 spettatori li abbiamo avuti con la Castanella, ma non col Pado Nero, ma non pensare che oggi siamo stati lontani,
700-800, hai visto, c'erano le famiglie. Infatti, se mi posso permettere, sarebbe stata una vergogna scendere di categoria. Non è giusto, non ce lo meritavamo. Non solo meritava il pubblico, non solo meritava la piazza, non solo meritavamo noi. Meno per male. Tutto quello che avete fatto qua a Tortona. Meno male, però oggi c'è una cornice di pubblico che si è ce la siamo meritati. Si vede da qualche parte. Mi dici, secondo te, Cristiano, tu che non ti sbilanci mai, il match winner della stagione? Sarebbe ingeneroso nei confronti degli altri fare un nome, però se mi posso permettere spendo una parola per un giocatore. Per i tre crociati? No, spendo una parola per un giocatore che secondo me dovrebbe essere preso ad esempio da tutti. L'anima della squadra. Perché c'è un giocatore, Leo Tamusi, che è partito in sordina e spesso è stato anche un po', diciamo, criticato, forse anche ingiustamente, forse giustamente, non lo so, però credo che nella finale di stagione abbia dimostrato di essere veramente un giocatore di categoria.